Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Vediamo un simpatico sistema per proteggere una cartella con la password e senza utilizzare nessun programma. Ok, che cosa dobbiamo fare per creare la nostra cartella protetta da password? Allora, dobbiamo prima crearci un file particolare che ci servirà appunto per accedere nella nostra cartella protetta. Questo file quindi fungerà appunto da chiave, costituirà la nostra chiave per aprire la cartella e quindi come tale questa chiave deve essere custodita in un posto sicuro, cioè in una posizione nascosta del vostro PC oppure in una chiavetta che portate sempre con voi, insomma dove volete, basta che sia una locazione sicura. Allora andiamo a creare la nostra chiave, io la creo qui dentro in una nuova cartella che ho appena creato. Ma voi la potete creare dove volete, in qualsiasi posizione del vostro PC, dove meglio credete. Allora, come si fa? Tasto destro del mouse, nuovo, documento di testo, chiamatelo come volete, io lo chiamo chiave segreta. Ok. Adesso entriamo in questo file di testo e qui dentro ci incolliamo un codice particolare che io vi lascio in descrizione. Eccolo qua. Questo codice inizia con CLS, vedete, e finisce con POSE. Ecco qua. Adesso cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo impostare la nostra password. Quindi come si fa? All'interno di questo codice dovete trovare questa riga qua. Eccola qua. If not, %pass%, eccetera. Vedete? E qui alla voce imposta password impostate la password che volete. Allora io scelgo come password in questo caso una password banale, giusto per farvi un esempio, 12345, ma voi scegliete una password sicura. Quindi una volta scelta la nostra password chiudiamo questo file. Ok, lo salviamo. Bene. Ora dobbiamo modificare il nostro file. Per modificarlo dobbiamo cambiare la sua estensione. Qui nel mio caso l'estensione non viene visualizzata, quindi devo abilitare la visualizzazione delle estensioni. Se siete anche voi come nel mio caso, fate così. Allora andate su Start, pannello di controllo, aspetto e personalizzazione, opzioni cartella, vi appare questa finestra, cliccate su visualizzazione. E qui dentro cercate la voce nascondi le estensioni per tutti i tipi di file conosciuti, eccola qui, e togliete la spunta dalla casella. Ok, ecco qui, vedete adesso per il mio file che ho creato viene visualizzata l'estensione. L'estensione che cos'è? È un insieme di caratteri che sono presenti dopo il simbolo punto, vedete qua. In questo caso questo file ha estensione txt, ossia è un file di testo. Noi dobbiamo modificarlo e quindi cambiare la sua estensione in bat. Adesso modifichiamolo, ops, scusate, quindi tasto destro, rinomina, modifichiamo l'estensione con l'estensione bat. Bene, modificare l'estensione del file, sì, ed ecco qui abbiamo creato la nostra chiave segreta. Adesso possiamo creare la nostra cartella protetta. Questa cartella protetta viene creata dalla chiave segreta che noi abbiamo appena creato. E questa cartella protetta, attenzione, viene creata nella stessa posizione dove si trova la vostra chiave. In questo caso si trova in nuova cartella, in questa nuova cartella, quindi la cartella segreta verrà creata qui dentro. Allora, come si crea? Doppio clic su chiave segreta. Appare questa finestra che ci dice che la cartella è stata creata, ecco qui, folder created, premere un tasto per continuare, premiamo, ecco qui la nostra cartella protetta, si chiama Locker, vi ve la faccio vedere meglio, eccola qui. Qui dentro ci potete mettere tutti i file che volete proteggere, video, fotografie, file importanti, eccetera, insomma tutto quello che volete proteggere. Adesso per offuscare la nostra cartella, per proteggere la nostra cartella, come facciamo? Facciamo nuovamente doppio clic sulla nostra chiave, doppio clic, ed ecco qui ci appare questa finestra che ci dice se vogliamo bloccare la cartella. Are you sure you want to lock the folder? Yes or not? Gli diamo Y, ossia yes, e premiamo invio. Folder locked, ecco qui.
premere un tasto per continuare, come vedete la nostra cartella è sparita, non si vede più e non si vede nemmeno se avete attivata la visualizzazione dei file nascosti del vostro computer, quindi state tranquilli. Quindi la nostra cartella è qui dentro, è nascosta, sapete solo voi dov'è. Quindi per renderla nuovamente visibile, per accedervi, come dobbiamo fare? Dobbiamo utilizzare la nostra chiave, no? Quindi utilizziamo la nostra chiave. Ah, cosa importante è che la chiave si deve trovare nella stessa posizione dove si trova la cartella offuscata. Se no, quando voi fate doppio clic, la chiave creerà una nuova cartella protetta. Quindi la chiave si trova qui dentro dove c'è la mia cartella protetta. Quindi io tento di aprire la mia cartella. Doppio clic sulla chiave segreta, doppio clic, ecco qui, adesso mi esce la finestra che mi dice di inserire la password. Io avevo impostato 1, 2, 3, 4, 5, ecco qua, gli do invio, ecco qui, cartella sbloccata con successo, premere un tasto per continuare, ecco qui la nostra cartella protetta. Mi raccomando, come ho detto all'inizio del video, è importante che questa chiave sia custodita in un posto sicuro, perché altrimenti se voi la lasciate visibile sul computer, un qualsiasi malintenzionato cosa potrebbe fare? Va su questo file, tasto destro del mouse, modifica, quindi accede al file e scopre la vostra password, eccola qui, e quindi vi becca la cartella. Quindi state attenti, questa chiave segreta deve essere custodita in un posto che sapete solo voi e mi raccomando, ripeto, quando dovete riaprire la cartella dovete posizionarla nella stessa posizione dove si trova la cartella protetta. Ok. Ah, vi voglio insegnare un piccolo trucchetto per aumentare il livello di protezione di questo sistema e quindi offuscare meglio la vostra password. Allora, come facciamo? Modifichiamo il file chiavesegreta.bat, tasto destro del mouse, modifica. Il trucco consiste nel nascondere meglio la nostra password. E come si nasconde meglio? Si nasconde meglio suddividendo questo codice in due parti. Ecco qui, vedete? Allora, per suddividere questo codice, mi raccomando, dovete scegliere una riga e suddividere il codice a partire dalla fine della riga, se no il codice non funziona. Se voi per esempio lo suddividete da questo punto, ecco qui, il codice non funzionerà bene, quindi dovete dividerlo, suddividerlo partendo dalla fine di ogni istruzione, di ogni riga. Quindi suddividiamo il nostro codice e facciamo scorrere in basso la seconda parte, nascondendola meglio, vedete? Io la faccio proprio andare in basso e se un malintenzionato apre il nostro file potrebbe non accorgersi della password e potrebbe credere appunto che il file, che è il nostro codice, finisca proprio in questo punto, ma in realtà non è vero perché il nostro codice finisce, vedete, qui alla fine. Allora salviamolo e la chiave segreta funziona lo stesso, vedete, ci permette di bloccare la cartella. Bene, per oggi è tutto, grazie per la visione e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!